35 minuti. Silenzio! Io ho portato un po' di documenti qui, posso sentire gli amici rimasti. Questi sono Giorgio, non ce la fai? No. Sarebbe meglio. Scusate, un attimo di silenzio perché sennò non si sente Giorgio. No, Fratello, dai il microfono. Dai. Ce lo do. Prendi il microfono, non ti si sente. Non ti si sente Giorgio. Si sente adesso? Sì. Allora sì, si sente. Allora, ho portato qualche documento. Quello che mi interessa è far vedere alcune cose. Perché le cose bisogna conoscere. Si può parlare, si può proporre, eccetera, ma sì, se non si conoscono i fatti e la sostanza dei fatti, si può intervenire fino a un certo punto. Ho portato, per chi può essere interessato, lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Carta delle Nazioni Unite. Perché? Perché il primo atto rivoluzionario è sempre appellarsi alle leggi vigenti. Se non conosci le leggi vigenti non ti puoi appellare a nulla, come dimostra il fatto che noi da circa 3 o 4 anni abbiamo sulla base delle leggi vigenti, attenzione al meccanismo, sulla base delle leggi vigenti abbiamo denunciato chi di dovere. A incominciare dal cosiddetto presidente della cosiddetta Repubblica Italiana, una pseudo-repubblica gestita da uno pseudo-presidente, il quale ha fatto tutta una serie di atti assolutamente illegali. Quindi denuncia per alto tradimento e quant'altro. Lo potete vedere nei nostri siti, che non sono pochi. C'è Alba Mediterranea, Accademia della Libertà, Alba Med. E quindi questi sono tutti i siti dove si può trovare tutta una serie di interventi video dove diciamo come da queste cose. Un altro, l'ultimo sito si chiama Sete di Giustizia, quindi noi ci muoviamo in questo ambito, cioè nell'ambito della comunicazione. Diciamo per inciso che siamo arrivati a circa 3 milioni e mezzo di contatti. Significa che la nostra comunicazione da qualche parte arriva. Che se no questi milioni di contatti non li avremmo avuti nel giro di 1 anno e mezzo. Quindi, primo punto, l'aspetto giuridico. Ricordatevi che il primo passo di qualsiasi trasformazione non è andare in piazza a urlare, sbraitare, non sembra niente, perché sei perfettamente controllato. Perché vogliono che tu vai in piazza a fare ammuina, perché ammuina è completamente controllata. Perché sanno perfettamente che andare in piazza non serve a niente, ma non oggi, ma anche ieri. La storia delle rivoluzioni ci insegna che le rivoluzioni si svolgono sempre dentro il palazzo, ma non ai tempi di Robespierre, ma anche prima. La rivoluzione di Giulio Cesare l'ha fatta dentro il palazzo, perché se si è combattuto la guerra civile italiana, se è stata fatta tra Cesare e Pompeo nei paesi extra-italiani soprattutto, è un fatto marginale. La rivoluzione è avvenuta all'interno del palazzo, cioè all'interno del Senato, e all'interno del Senato Giulio Cesare è stato fatto fuori, non al di fuori. Quindi il primo punto essenziale in cui noi dobbiamo tenere presente è che si tratta di agire politicamente e la politica si svolge sempre all'interno di certi luoghi adibiti alla politica. È un fatto sociale, non c'è niente di strano in tutto ciò. Questo è il primo aspetto che volevo dire agli amici, perché sono questi i punti che devono essere presi in considerazione. Anche perché un altro aspetto importante riguarda la fattibilità delle cose. Io posso dire quello che vuoi. Organizziamoci e dopodomani andiamo a pulire i cessi del Parlamento. Se non sei organizzato, se la gente non viene perché ritiene completamente inutile, non per egoismo, ma perché ritiene completamente inutile di venire a pulire i cessi del Parlamento, tu non fai assolutamente nulla.
Quindi il problema credo di averlo espresso in questi termini, in termini che dico molto chiari. L'intervento si esplica nella maniera in cui tu fai l'intervento. No, non c'è bisogno di andare in giro con una voce sulle spalle. Se ce la fai, lo fai. Se non ce la fai, non porti la croce. Non ci sono vie intermedie. Io che abito sulla cassa a Roma, vedo molta gente che passa, i pellegrini, con tante croci sulle spalle, mi fanno le caldo e freddo, oltretutto tanti. Spesso sono portato a grattarmi le palle, oltretutto. Detto questo, sembra di essere stato chiaro, se qualcuno vuole dirmi qualcosa, me lo fa sapere. L'altra cosa che invece è importante è avere le idee chiare su un argomento fondamentale, sul falso su cui si basa il potere attuale. E per dimostrarlo faccio vedere alcune cose. La prima è questa. Questo è chiaro che qui è difficile far vedere esattamente le cose che sta lontano. Voi lo faccio funziona. Questo è il un certificato di debito pubblico. Questo è il debito pubblico. Il debito pubblico è il debito che lo Stato contrae nei confronti dei propri cittadini. Tant'è vero che un grande economista, Alberto De Stefani, disse che il debito pubblico in realtà non è un danno, non è una pressione nei confronti dei cittadini, ma è esattamente come un padre che fa un debito per comprare la casa al proprio figlio. Se il debito pubblico sta all'interno di una organizzazione economica che è interna, che è cioè dello Stato, all'interno di uno Stato, il debito pubblico non esiste e non può esistere. È chiaro? Il Giappone, che ha un rapporto debito pubblico PIL altissimo, 240, non ha problemi di soldi perché ce la vedono tra di loro, ovviamente. Il debito pubblico diventa rapina che deve essere stroncata. Cioè, ma io, scusate, io dico una cosa importantissima. Ti viene uno in casa per rubare, che gli fai? Io vi dico subito che se mi entra, trovi uno in casa mia, per rubare lo butto dalla finestra. E vado a vedere se è morto quando è caduto giù. E lo dico tranquillamente davanti ai video. Vado a vedere se è morto, se non è morto, lo schiaccio la testa, per Dio! Vedi se puoi entrare a casa mia. Allora, questo lo facciamo e accettiamo che dei figli di puttana ci vengono a fregare i soldi perché hanno contratto un debito alla Banca Centrale Europea controllata dagli ebrei. Allora diciamo, poverini, sono stati perseguitati. Magari li avessero perseguitati. E diciamo queste cose, per Dio, no? Loro hanno perseguitato i popoli da 2000 anni, raccontando cazzate. Però la situazione sta migliorando. La situazione sta migliorando perché l'umanità ha cominciato a capire certe cose. Allora io qui ho una serie di documenti che farò vedere, tutte le faccio vedere le cose importanti. La cosa più importante comunque è questa. Se noi guardiamo le banconote, ci rendiamo conto della truffa, che la truffa è fatta sistematicamente sotto gli occhi di tutti. Stavo parlando con un amico prima con lui e stavo citando il caso che l'Italia è piena di negozi in cui c'è scritto compro oro. Allora, mi chiedo, noi stiamo pensando di organizzarci noi. Ma chi è che ha organizzato l'acquisto o l'affitto di migliaia di negozi dove hanno messo degli affiliati i quali stanno comprando l'oro degli italiani? Cioè la ricchezza reale di tutti gli italiani. Chi è stato? Chi è stato, per Dio? Rossi. Mi piacerebbe proprio saperlo. Rossi. Oh, ma certo. Ebreo. E chi sono gli amici di Rossi? E i preti e il Vaticano, che sono la stessa razza, tanto è vero che hanno eletto uno di loro adesso. Complice della dittatura
Argentina, scusate. Tant'è vero che il governo attuale dell'Argentina è stato l'ultimo ad allegrarsi per la nomina di questo strano personaggio. Dice un italiano, no, è un piemontese. È, anche, è molto serba, è molto diverso. Se mi permettete, è un piemonte. In un paese che ha 15 km da dove è nato Badoglio, io francamente concordo con qualcuno che ha detto che questi minuti ci hanno rotto i coglioni. E da nome di casa proprio lui, che oltretutto, oltre a essere piemontese, è gesuita. E penso che il quadro sia più che completo. E lo dico tranquillamente perché vedo che sono molti che mi prendono. Questi video vanno in giro perché so che vanno in giro, vengono visti da migliaia di persone. Allora, qui io invece non vi posso far vedere, se qualcuno di Volvadero ha portato un po' degli esempi di momenti per far vedere la differenza sostanziale, diciamo, sotto gli occhi. Se voi vedete queste monete, che sono monete, carte monete, banconote, non normali, voi vedete praticamente dopo per farci vedere le carte, e le paragonate a dietro, è una tragedia. Li vedete tra voi? Un euro, una banconota da 20 euro a 50 euro, questo 500 euro, questi sono dei facsimili ovviamente, hanno una differenza sostanziale rispetto a questi. Questo esempio è una banconota, lo dice esattamente di chi si tratta. Queste sono banconote della Repubblica di Cuba, che sono ovviamente della Banca Centrale di Cuba, che è statale. Dice loro perché i cubani stanno bene? Stanno bene relativamente alla loro capacità produttiva. A Cuba non ci sono grandi fabbriche di armi, no, per Dio, ci possono essere. Però i cubani stanno bene perché la banca centrale è dello Stato. Se questi hanno un'economia che produce soltanto zucchero, Cristo, ma non possono avere nient'altro, né potrebbero mettere grandi fabbriche, è chiaro che campano comunque bene col turismo e con la produzione di zucchero. Non devono far altro, perché noi non siamo realisti, siamo concreti, no? Poi ho qui tutta una serie di altre banconote, se qualcuno vuole vedere gliele faccio vedere, per indicare cosa significa l'onestà e la serietà economica e finanziaria. Se tu sei onesto, metti la tua firma, scrivi quello che devi scrivere nella banconota e non fai come questo signor Mario Draghi, che metti una firma su un foglio di carta che non ha alcun significato. La cosa bella che questo foglio di carta non ha alcun significato. Se domani Mario Draghi o qualcuno come lui dice da domani gli euro cartacei non valgono niente, noi ce la pigliamo tutti in sacoccia, perché non c'è nessuna garanzia scritta, non c'è nessuna firma. Mario Draghi firma un foglio di carta in cui non dice nemmeno chi è. Chi è Mario Draghi? Un figlio di puttana, punto e basta, un servo della Goldman Sachs. Tant'è vero che c'è stato qualcuno che giustamente ha sollevato proprio di recente, e dalla Germania, e sono contento, una questione di competenza, per cui dice Mario Draghi, che è un uomo della Goldman Sachs, non può essere il presidente e il governatore della Banca Centrale Europea. Un po' conflitto di interesse. Ci sono 60 milioni di teste di cazzo, porco Giuda, deve essere stato un tedesco che ha sollevato una questione di diritto così importante. È importante questa cosa. Concludo. Abbiamo parlato di diritto di cittadinanza, qui c'è un testo di qualche annetto fa, scritto da uno dei primi studiosi della problematica, che è un mio amico, Domenico De Simone, l'avvocato Domenico De Simone, Mimmo De Simone. 1 milione al mese a tutti subito. Questo è diritto di cittadinanza. Questo è reddito di cittadinanza. Lui ha fatto i conti in questo libretto, che è stato edito a suo tempo dall'editore Malatempora, discrezionalmente l'editore Malatempora, che io conoscevo molto bene, morto,
Signore, dove spiega esattamente come si può tranquillamente arrivare a un reddito di cittadinanza di 1 milione per ciascun cittadino. Ma è qualcosa di una semplicità estrema, che equivale esattamente ai soldi che questi signori ci fregano giornalmente. Allora, la conclusione è questa, almeno a mio avviso. Il problema oggi non è quello di organizzare qualcosa, perché l'organizzazione non porta un risultato. Vi spiego perché. Le evoluzioni della società avvengono sempre al di fuori delle capacità organizzative. Se voi analizzate l'evoluzione della società, ci vedete sempre che l'evoluzione non è mai organizzata da gruppi di persone che si organizzano per agire nella società. Sono aggregazioni più o meno spontanee che avvengono sulla base di comunicazioni, di cultura, di prese di coscienza. Questo avviene. Quindi non è necessario che alcuni gruppi si riuniscano tra di loro, prendano dei contatti tra di loro, perché i fatti, la realtà sociale, è una evoluzione di gruppuscoli che sono sempre esistiti nella società umana, i quali poi man mano l'evoluzione stessa concorrono alla trasformazione. La trasformazione è avvenuta, signori, questo è fuori discussione. Noi viviamo in un momento dove il cambiamento di mentalità, che si chiama cambiamento di paradigma, comporta automaticamente una presa di coscienza progressiva. Questo avverrà indipendentemente da qualsiasi altra contingenza. E nel momento in cui la società italiana si renderà conto di avere sulle spalle delle teste di cazzo che ci hanno tormentato fino ad oggi per derubarci, perché il progetto è evidentissimo. Le classi dirigenti operano esclusivamente in funzione del mantenimento del proprio ruolo, della propria funzione di dominio. Nel momento in cui ne prendi atto, come ne preso atto durante la rivoluzione francese, la faccenda è finita, perché hanno cominciato a tagliare le teste e poi si sono calmati immediatamente. Allora, la presa di coscienza però in Italia è ancora non c'è. Dobbiamo rendercene conto, qualsiasi sforzo che noi facciamo oggi è energia sprecata andare a cercare di organizzare gruppi in gruppo, perché a tutt'oggi esistono ancora personalismi, leaderismi, spinta a essere leader di gruppo, su una marea di persone che preferiscono essere leader di un gruppo di 10 persone, piuttosto che concorrere alla trasformazione della società. È vero, è la realtà sociale nella quale viviamo, non possiamo dire non ci deve essere, c'è perché lo constatiamo. Allora, calma e sangue freddo, procedere lentamente e man mano operare, man mano che si pongano i problemi. Dal momento in cui il problema si pone, bisogna avere anche le capacità di risolvere, la volontà di risolvere. Come fa l'imprenditore chi è? È uno che gli va bene tutto? No, il problema è una persona che di fronte a dei problemi trova la soluzione al problema stesso, o cerca comunque di risolvere. Questo è l'imprenditore. Ritorno al discorso dei negozi che comprano oro e mi chiedo chi è quella persona, potrebbe essere anche il Vaticano, è il più grande detentore di oro del mondo, tra carici, cristi, madonne, o quant'altro, soldi, donazione di cretini che continua ad essere soldi. Alla morte! Ecco, capito? Quello potrebbe anche essere lui. Ma insomma, l'atteggiamento imprenditoriale dovrebbe essere di questo tipo, risolvere i problemi man mano che questi si pongono.